L'alcol fa ingrassare? Quanta birra, quanto vino puoi bere durante un percorso dimagrante? Oggi ti renderò consapevole. Con una serie di esempi pratici ti farò capire quanto effettivamente l'alcol incida sulla tua perdita di peso. Intanto però scrivimi nei commenti e fammi sapere se consumi bevande alcoliche, ogni quanto le consumi e se preferisci la birra o il vino. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. L'alcol fa male, c'è poco da fare, è un cancerogeno, un sicuro cancerogeno inserito nel gruppo 1 dello IARC, l'Agenzia Internazionale sulla Ricerca del Cancro. L'alcol infatti è associato al tumore del fegato, dello stomaco, del colon, del seno, prima e dopo la menopausa, della bocca, al tumore della laringe, della faringe e dell'esofago. E il fatto che sia cancerogeno è solo uno degli aspetti negativi. Se mi metto a parlare adesso dei danni dell'alcol, di tutti i danni, concludo dopodomani. Oggi mi voglio soffermare sul perché l'alcol sia associato all'aumento di peso. Quindi, l'alcol fa ingrassare? Ebbene sì, l'alcol favorisce l'ingrassamento sia indirettamente che direttamente. Indirettamente perché il consumo di alcol peggiora la qualità del sonno, di conseguenza sarai più stressata, saliranno i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e alti livelli di cortisolo creano uno squilibrio degli ormoni che regolano il senso di fame e di sazietà, come la grelina e la leptina, quindi sarai indotta a mangiare di più e soprattutto a ricercare cibi dolci e molto calorici. Perché invece l'alcol fa ingrassare in maniera diretta? Perché apporta calorie, e nemmeno poche, calorie che ingerisci con una facilità assurda. Partiamo dal presupposto che l'alcol apporta ben 7 kcal ogni grammo. Considera che carboidrati e proteine apportano 4 kcal al grammo, mentre i grassi 9 kcal. Ciò vuol dire che l'apporto calorico dell'alcol è secondo solo ai grassi. Ora, con un esempio pratico, ti faccio capire molto bene perché l'alcol ti fa ingrassare. Un calice di vino oppure una piccola birra da 330 ml, birra con grado alcolico 4,7%, apportano all'incirca dalle 100 alle 130 kcal. Lo sai a quanto corrispondono 130 kcal? A 130 grammi di petto di pollo, a 180 grammi di merluzzo, a 130 grammi di legumi cotti, oppure a 180 grammi di gamberetti, a 60 grammi di primo sale, a 50 grammi di pane, oppure a ben 500 grammi di verdura. Ti ho fatto questi esempi pratici per renderti tutto più chiaro. Le calorie del vino e della birra le consumi in un attimo, non apportano alcun senso di sazietà e alcun nutriente. Quindi ritengo assolutamente controproducente inserire ogni giorno bevande alcoliche durante un percorso dimagrante. Molto meglio assumere del cibo vero, che ti dà sazietà, che ti dà nutrimento. La cosa che puoi fare, se sei proprio un amante di vino, insomma della birra, ti puoi concedere una porzione, cioè un calice di vino o una birra piccola da 330 ml durante il tuo pasto libero settimanale, ma evita assolutamente di consumare bevande alcoliche tutti i giorni, anche perché fanno molto male alla tua salute. Fai una cosa, dimmi nei commenti quante bevande alcoliche consumi alla settimana e qual è la tua preferita. Mi raccomando, bevi sempre responsabilmente. Un abbraccio dal tuo dottore. Provo a immaginare, ti guardi allo specchio e non vedi più la donna di un tempo, non è così? Vorresti rivedere quell'addome asciutto e quelle gambe sgonfie di una volta? Clicca sul link che trovi sul mio profilo per vedere un tutorial gratuito che ti aiuterà a sgonfiare le gambe e l'addome.